Questo programma è presentato da Pulizia banche e alberghi, ospedali e aziende, capannoni e stazioni, sanificazione, derattizzazione e giardinaggio. Scopri tutti i servizi di SAP, società appalti pulizie. Vai su sapimpresapulizia.it. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman. Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Bixio 66. Pub, birreria e hamburgeria. Ambiente accogliente, personale cortese e prodotti di qualità. Vieni a provare la nostra specialità. Panino fritto con impasto di crocchè, doppia provola e prosciutto cotto. Nel menù tanti altri panini special. Si accettano prenotazioni. Ti aspettiamo a Fuori Grotta, Napoli, in via Nino Bixio 66. Fontel, il tuo unico fornitore di luce, gas e fibra. Promo per gli over 65 che passano dal mercato tutelato. Recati nei nostri e-point di Avellino e Benevento per scoprire offerte, regolamento e condizioni. Numero verde 800 92 00 92. Verde Mediterraneo. Progettazione e realizzazione giardini e manti erbosi, manutenzione del verde pubblico e privato, potature di alberi ad alto fusto e noleggio biotrituratore. Da 16 anni nel settore abbelliamo e miglioriamo l'ambiente che ci circonda. Ci trovi a San Giorgio a Cremano, Napoli, in via Aldo Moro 3. Qui è la Dorta e io sono Camillo. Aiuto! Siamo invasi dalle blatte! Arrivo. Problemi con le blatte? Dorta le batte! Euronix! Un mondo più avanti. Buonasera, buonasera, speciale, anzi specialissimo Di Maro, iniziamo prima stasera perché tra poco, tra pochissimo andremo proprio in Trentino dove parlerà Antonio Conte, risponderà col suo staff alle domande di alcuni cronisti ma anche dei tifosi, quindi tanti temi da affrontare. Conte che oggi ha parlato anche alla Rai, restate lì quindi inchiodati, tra poco Antonio Conte. Per il momento, in attesa di Fabiano Santacroce che ci raggiungerà tra poco, ci siamo io e Angelo Giuliani. Ciao Arturo, buonasera, buonasera a casa. Ciao Angelo, ben trovato a te che sei di casa nelle trasmissioni del Napoli. Ieri abbiamo parlato di tante cose, Angelo, in attesa di Antonio Conte. Io ero curioso però di sapere la tua sullo scambio eventuale Chiesa-Raspadori. È stato uno dei temi più caldi e più discussi, sì, in questi giorni. Allora, tu lo faresti? Secco, sì, lo farei. Lo farei assolutamente per una serie di ragioni, perché a me Chiesa piace, un giocatore che sa saltare l'uomo, un giocatore anche di forza, di potenza, un giocatore che sa giocare tanto a destra quanto a sinistra, e poi perché a me Raspadori a Napoli, negli anni di Napoli, non ha mai convinto appieno, è sempre stato un po', come si dice nel tennis, della terra di nessuno quando giocava, no? Sempre senza un ruolo definito, non è mai esploso. Io questo scambio lo farei anche perché
vedendo il mercato, con Sulé destinazione Roma non ci sarebbero altre destinazioni per Chiesa, giusto? In Italia sono davvero poche, Orlando, me lo fai vedere il segnale dal Trentino, così ci rendiamo effettivamente conto. Ecco, deserto assoluto. Ringraziamo gli amici del Trentino che ci hanno fatto iniziare prima proprio per questo evento, ma a breve sappiamo che apparirà Antonio Conte e inizierà a parlare, a rispondere alle domande, quindi restate lì perché appena arriva Antonio Conte noi planiamo in Trentino, dove nelle zone delle operazioni c'è anche Giovanni Scotto, quindi siamo operativissimi su 8 Channel in questo ritiro di Di Maro. Chiesa, mi ha risposto Angelo De Laurentiis oggi, se la regia ce l'ha, invece ha risposto lui a una provocazione di un tifoso che ha detto: presidente, prendi Hermoso, se è pronto il video lo facciamo vedere. Ecco, il presidente ha risposto così. Ok, lo vediamo tra pochissimo. Al di là delle parole che sentiamo, sta prendendo un po' piede pian piano De Laurentiis, che era partito in sordina. Sì, è vero, e è vero, adesso è vero. Inizia a prendere un po' di spazio. Più spazio, è vero. Questo era un tema di cui abbiamo discusso molto in questi giorni. Ci sembrava che si fosse fatto un po' da parte. Stranamente. E invece è stato, oggi è arrivato anche Edo, tra l'altro, il vicepresidente in Trentino. Lo andiamo a vedere questo video. Grazie, credo che di calcio capisci molto poco. Dobbiamo stare zitti. Resta un po' più lontano da noi, così si fa un po' di spazio. Si prende in partenza. Andiamo meglio così, no? Molto meglio. Ecco, non proprio simpatico il presidente. Ricostruiamo un attimo questo video, perché qualcuno sui social, abbiamo postato sui social di 8 Channel, diceva: no, ma fate disinformazione. Risponde al bambino che dice: prendi Messi. No, perché avevamo dei colleghi lì sul posto. C'è un bambino che appena dopo dice: prendi Messi, ma prima c'è un tifoso, un adulto, che dice: prendi Hermoso. E il presidente si rivolge a questo tifoso dicendo: si vede che non capisci niente di calcio. Ecco, adesso cosa significherà questo capisci poco di calcio? Che la trattativa Hermoso si è complicata, visto anche l'interessamento delle ultime ore del Milan? Oppure, perché il tifoso ha detto: compra Hermoso, ha fatto il giochino, perché non è da comprare, visto che è svincolato, lo deve solo una questione filmare. Tecnica, magari, diciamo. Magari De Laurentiis è molto sottile. No? Sì, può essere. Però so che ha anche sorriso a qualcuno quando hanno parlato di Lukaku. Sì, questo può essere un altro indizio. Lukaku arriva. Lukaku sta aspettando, sono ore molto delicate. Tra l'altro Osimhen, che era rimasto un po' ai box in questi ultimi allenamenti, oggi invece è tornato ad allenarsi, ma è chiaro che la testa è altrove, il suo agente è al lavoro, alla cremente, per trovare questo accordo col Paris Saint Germain. Bisogna trovare una quadra, perché il Paris Saint Germain la clausola non la vuole versare tutta. Bisogna capire quanto il Napoli sarà disposto a trattare su questa clausola. Però mi sembra che la base sia 100 milioni, giusto? La base della trattativa. Dai 100. Vogliono inserire forse questo sudcoreano Kang In-Lee, che è l'unica contropartita tecnica a quanto pare gradita, diciamo che loro gradita al Napoli. Ne hanno proposti tanti, ma l'unico a cui il Napoli potrebbe dire sì è Kang In-Lee, però ha una valutazione molto alta secondo me il ragazzo. Io non, magari, perché lo conosco molto bene, questo ragazzo è molto molto forte e il Napoli farebbe un affarone. Considerando che Lindstrom è un'uscita, perché lui è uno che può fare all'esterno l'attacco, potrebbe incastrarsi qualche situazione. Tra l'altro, se non sbaglio, era nel Mallorca che 2 anni fa giocò l'amichevole a Castel di Sangro col Napoli. Assolutamente sì, è un ragazzo che l'anno scorso è cresciuto molto, soprattutto nella seconda parte di stagione, ha fatto vedere cose davvero interessanti. Questo ragazzo, punto sulle uscite, abbiamo detto di Lindstrom, c'è anche Østigard che aspetta, in realtà poi è il Napoli che aspetta Østigard che dia il sì definitivo, perché c'è il Ren che spinge, prende un incastro di mercato come spesso accade. Il Ren aveva preso Pongracic da Lecce, poi è arrivata la Fiorentina, ha pareggiato l'offerta, ha convinto il calciatore, quindi la Fiorentina si è preso Pongracic. E la squadra francese è arrivata a prendere Østigard, che spera però di restare in Italia. Il Napoli sta facendo pressione perché probabilmente vuole fare entrare Hermoso, quindi dalle uscite dipenderanno anche le entrate. Anche perché, come ragionavamo prima di andare in diretta,
se sul centro-sinistra, su quella catena, il Napoli adesso è abbastanza coperto, no? Con Mario Rui, con Olivera, con Spinazzola, qualcosa manca in questo momento sul centro-destra. Sì. Di fatto c'è Di Lorenzo. Che non è, diciamo, nel suo ruolo ideale, poi in realtà, nel 3-4-2-1, diciamo, esatto. Sì, esatto. Centrale di, esatto. Di quindi destra. Insomma, bisogna chiudere anche per qualcuno sul centro-destra, e Hermoso sarebbe insomma l'ideale. Sì, poi il Napoli veramente metterebbe a punto una difesa forte, nuova, relativamente giovane, perché comunque Buongiorno ha 26 anni, Hermoso 29, Rafa Marino è giovanissimo. Quindi veramente Rachmani, che sembra un vecchio tra virgolette, sì, è vero, in realtà comunque è un ragazzo che ha ancora tanti anni di carriera. C'è Olivera che anche può crescere ancora un pochettino. Restano un po' quelle incognite Nathan Juan Jesus. Sì, nelle idee del Napoli Juan Jesus deve è uscire uscito, deve assolutamente uscire. Chiaro, quelle sono poco le offerte un po' last minute no? Sì. Che magari lo mandi in prestito al Genoa o a squadre che devono completare un po' alla rosa, qualche neopromossa. Sì. A proposito di uscite, dovrebbe esserci anche una slide su questa situazione Gaetano. Eccola qua, prontissima la regia. Diciamo che evidentemente, perché fino a ieri le indicazioni erano Conte deve valutare Gaetano. Oggi molte fonti accreditate ci dicono che Gaetano andrà via, quindi evidentemente poi Conte ha già espresso la sua idea, o magari è uno che ha un po' di mercato e quindi il Napoli è costretto, tra virgolette, a cederlo. Il suo agente Mario Giuffredi aveva specificato nei giorni scorsi: se va via, e va via, andrà via a titolo definitivo. Quindi poi bisognerà capire la valutazione, quanto lo valuti secondo te Gaetano, che ha fatto benissimo nella seconda parte a Cagliari, è vero, ha fatto bene, è un ragazzo stagione del 2000, quindi non è che da regalare sto ragazzo. Comunque, no, io penso che una valutazione abbondantemente in doppia cifra la farei assolutamente. Io penso che si debba andare in doppia cifra, assolutamente. No, sì, i ragazzi che in Serie A segnano hanno quella qualità, ha fatto credo 4 gol. Lui è qualità e intensità Gaetano, secondo me, perché ti dico la mia, perderlo a titolo definitivo sarebbe un peccato. Io è un ragazzo su cui punterei, però evidentemente, forse anche come dici tu, c'è la necessità di far cassa da qualche parte. Gaetano potrebbe essere il pezzo più pregiato da questo punto di vista. Capisco anche la posizione del ragazzo che dice: ogni anno mi trovo in questa situazione, sì, che sto al, sì, Napoli, poi il Napoli non punta mai su di me. Chiede di essere valorizzato, di essere consacrato fondamentalmente. Sì. Rivediamola, sì, un attimo l'immagine dal Trentino. Ancora poco si muove, forse sullo sfondo quello è Antonio Conte. Forse se sì, la vista non mi inganna, potrebbe essere. No, non è Conte, no. La regia mi dicono che Conte è altrove. Ci sarà anche Oriali, giusto? Sì, c'è molta curiosità, sì, no, Angelo, su questa figura proprio. Sì, è vero, è una figura che mancava al Napoli, ecco, indipendentemente dallo spessore, dalla cifra di Oriali, manager di grande esperienza, che sa gestire situazioni difficili, ne ha dato prova in carriera, però io credo che il vero vulnus della passata stagione del Napoli sia stata proprio la mancanza di un general manager, di un direttore generale che facesse da filtro tra le esigenze della società, le richieste dei calciatori, i malumori dello spogliatoio. Sempre stato, diciamo, la casella scoperta, no? Il nervo scoperto del Napoli nella gestione societaria. Vero, verissimo. Mi dicono che fosse Oriali quello che abbiamo intravisto sullo sfondo. Sulla sinistra mancano ancora le sedie, e questo non è un bel segnale, ci fa un attimino spaventare. Evidentemente il programma è andato un po' lungo, strano, perché poi il Napoli invece in questo ritiro di Di Maro stava rispettando. Ieri la conferenza di Spinazzola è partita perfetta alle 14, oggi invece c'è un po' qualche problema. Visto che siamo così, io direi, Angelo, andiamo in pubblicità. Sì. E poi torniamo con le parole di Antonio Conte, Lele Oriali e tutto il suo staff. Pulizia banche e alberghi, ospedali e aziende, capannoni e stazioni, sanificazione, derattizzazione e giardinaggio. Scopri tutti i servizi di SAP, società appalti pulizie. Vai su sapimpresapulizia.it. Mannaggia, abbiamo fatto tardi.
Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman. Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Bixio 66. Pub, birreria e hamburgeria. Ambiente accogliente, personale cortese e prodotti di qualità. Vieni a provare la nostra specialità. Panino fritto con impasto di crocchè, doppia provola e prosciutto cotto. Nel menù tanti altri panini special. Si accettano prenotazioni. Ti aspettiamo a Fuori Grotta, a Napoli, in via Nino Bixio 66. Fontel, il tuo unico fornitore di luce, gas e fibra. Promo per gli over 65 che passano dal mercato tutelato. Recati nei nostri e-point di Avellino e Benevento per scoprire offerte, regolamento e condizioni. Numero verde 800 92 00 92. Italfodere è azienda leader per la produzione di fodere per auto e veicoli commerciali, tappeti e accessori auto, 100% made in Italy. Siamo concessionari di box bauli da tetto Holiday Steam, ampia disponibilità di varie misure e colori. Siamo concessionari di barre portabagagli da tetto K39 e Jeb, per ogni tipo di auto, SUV e veicoli commerciali. Italfodere è nella nuova sede di via Scavate Caserosse 35 a Salerno, nei pressi del bowling di Ponte Cagnano. 089 40 62 28. info@italfodere.it. www.italfodere.com. Compralo adesso. Box baule da tetto, barre porta bagagli e porta bici. Varie dimensioni. www.italfodere.com. Pronto, qui è la Dorta e io sono Camillo. Aiuto, siamo invasi dalle blatte! Arrivo. Problemi con le blatte? Dorta le batte! Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Ecosistema al tuo servizio. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano. Eccoci, rientriamo perché è arrivato Antonio Conte, quindi priorità assoluta in Trentino. Alle parole di Antonio Conte. Trascorrere questo ritiro qui a Di Maro insieme a tutta la squadra. Ecco, quindi veramente grazie della passione e dell'entusiasmo che ci state trasferendo. Grazie veramente. Allora, se Antonio Conte è il leader e l'allenatore in prima, abbiamo il vice allenatore, Cristian Stellini. Vieni Cristian. Cristian. Mister, introducilo. Vabbè, Cristian è il mio primo assistente, è stato mio ex calciatore. Vi posso dire la chicca, ecco, no? Vado a Siena a fare l'allenatore e l'anno prima lui giocava nel Bari. Allora lo chiamo e dice: Cristian, ma come stai? No mister, io sto bene, te la senti? E ho detto: ma io vengo subito. Ma non per giocare, ho detto. Ha già smesso da parecchio. Dico, vieni a darmi una mano a fare l'assistente e inizia una nuova carriera. E quindi lui era convinto che io l'avessi chiamato per portarlo
a giocare con me, invece l'avevo chiamato per fargli iniziare una nuova carriera, e devo dire che è molto bravo e quindi sta facendo veramente grandi molto cose. Molto bene, e non sì. Si è offeso quando ha offeso? Capito, no? gli ho aperta una nuova carriera. Andiamo avanti, Elvis Abruscato, forza Elvis, personaggio che probabilmente molti conoscono già. Vai Antonio. Elvis Abruscato, diciamo che è una new entry, perché è il primo anno che sta lavorando con me, un ragazzo che ha tanto entusiasmo, tanta passione, un ragazzo molto positivo e quindi gli auguriamo il meglio possibile, ecco. Molto bene, andiamo avanti e abbiamo un Gianluca Conte, collaboratore tecnico. Di solito si dice non è un parente, no, invece è un parente, è anche il fratello. Eccolo qui. Vabbè, Gianluca è mio fratello, però io sono una persona che non... Se uno merita, al di là del fatto che possa essere fratello o non fratello, se mi serve viene a lavorare con me, altrimenti con tutto il rispetto e con tutto il bene che posso avere alla famiglia, non sono uno che dà corsie preferenziali. Non l'ho mai fatto nella mia vita, non le ho mai utilizzate, quindi non l'utilizzo neanche con le persone a me vicino. Gianluca è un ragazzo molto appassionato, ha iniziato a lavorare con me andando un pochettino in giro a vedere le partite, adesso in pianta stabile con noi, capo match analyst, e in più dà un grosso aiuto anche in campo come assistente, soprattutto per la parte difensiva. Molto bene, non ti chiediamo aneddoti perché sei tuo fratello, dovresti parlare poi per tutta quanta la serata, e quindi aneddoti familiari. Andiamo con il preparatore atletico Costantino Coratti. Con Costantino c'è anche una bella storia, perché io venni chiamato ad Arezzo, la mia prima esperienza, e praticamente mi dissero vieni solo perché non possiamo comunque pagare altre persone. E io ad Arezzo trovai Costantino Coratti. Ho iniziato il mio percorso, ci siamo un pochettino, non mi ha seguito da subito. E poi durante il mio percorso l'ho richiamato, adesso lavora da tantissimi anni con me. E la cosa bella di Costantino è che è un ragazzo veramente positivo, ha sempre il sorriso sulle labbra, è una persona molto positiva. Servono persone positive per far affrontare ai calciatori soprattutto gli allenamenti quando sono un pochettino pesanti, un po' duri. Quindi lui è veramente molto bravo ed è cresciuto tanto in questi anni. Molto bene, adesso abbiamo, per chi conosce il calcio, un'altra leggenda, abbiamo Mauro Sandreani. Prego Mauro, grosso applauso. E Mauro è una persona che penso che la conosciate un po' tutti, ha fatto l'allenatore per tantissimi anni, ha un'esperienza calcistica veramente importante, bravissimo nelle analisi delle squadre, nelle analisi dei calciatori. È un ragazzo, una persona, io ti considero un ragazzo Mauro, che ci dà veramente una grossa mano sotto tutti i punti di vista, sia nell'analizzare i calciatori che valutiamo, e anche nell'analizzare le squadre che andiamo ad affrontare o comunque novità che ci sono in giro, per cercare poi di migliorare le nostre idee calcistiche, ecco. Molto bene, andiamo con il match analyst Giuseppe Maiuri, che è napoletano, magari non tutti lo sanno, anticipo io una cosa. E Giuseppe è una new entry anche per me, però devo dire che in pochissimo tempo, in 7 giorni, veramente ha dimostrato di essere un ragazzo molto capace, molto bravo. Mi auguro che questi complimenti non ti rallentino, ma ti servono, ecco, per accelerare ancora di più. Quindi complimenti. L'anno scorso ha lavorato nello staff di
di Igor Tudor, era prima a Marsiglia con lui, poi era alla Lazio, e quest'anno abbiamo fatto un bellissimo acquisto, ecco. Molto bene, adesso il personal trainer ed educatore alimentare Tiberio Ancora. Tiberio, lui è il nostro nutrizionista, quindi è una persona che mi ha seguito dall'inizio, perché io penso che la corretta alimentazione sia molto importante sia per prevenire infortuni che per affrontare l'allenamento, la partita, e anche il recupero è molto importante. Lui penso che abbia un talento veramente innato, essendo anche un ex calciatore, perché comunque ha giocato, ha avuto anche esperienze fuori, all'estero, ha il talento di riuscire ad entrare, ad avere una grande empatia con i calciatori, a convincerli comunque a seguirlo. L'ha fatto in Inghilterra, dove per convincerli a livello di alimentazione non è semplice, fidatevi. E quindi è una persona veramente molto, molto brava, sa il suo lavoro ed è molto empatico con i calciatori. Bisogna esserlo, perché puoi essere uno scienziato, avere tutte le conoscenze, ma se non riesci a trasferirle e non riesci comunque a entrare nella testa e nel cuore della gente, rimani uno scienziato fino a se stesso. Lui ha un grande talento e questo glielo ho sempre riconosciuto. Grazie. E adesso Gabriele Oriali, detto Lele. Questa è una leggenda vera. Una vita da mediano a recuperare palloni, quando non hai piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano. Va bene. Compiti precisi. Oscuriamo la canzone che tutti conoscono. Prego, Antonio. Ma che dire di Lele? Ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare Lele quando venni nominato commissario tecnico dal presidente Tavecchio, il quale mi chiese se, ecco, torniamo al discorso prima familiare, avessi qualcuno, avessi anche qualche amico ex calciatore da introdurre e fare poi da dirigente nella nazionale e starmi vicino. Ma io dissi al presidente Tavecchio, che adesso non c'è più, che lo ricordo anche con grande affetto, e dissi: non ho nessuna preferenza. E lui mi propose Lele Oriali. E dissi: guarda, io l'unica cosa che ti chiedo è che comunque io ho bisogno di parlare con le persone, e quindi preparami una lista. E abbiamo iniziato con Lele. E Lele, sinceramente, dopo 10 minuti quella lista l'abbiamo chiusa, perché ho trovato una persona veramente a modo, una persona seria, una persona che parla poco, ma si fa capire. Quindi questo è molto importante. Per me rappresenta una persona molto importante in tutto, anche nel rapporto, nella gestione con i calciatori, perché è stato un grande dirigente, ha capacità di percepire tante situazioni. Avere una persona che degli altri occhi, ecco, oltre ai miei, è veramente molto importante, ed è una persona che è molto molto apprezzata, ecco, dai calciatori, perché si fa il voler bene, non è tenero ma è giusto, e quando sei giusto alla fine ti rispettano sempre. Quindi bene, un applauso. Questo è il nuovo staff di Mister Oriali, che ha trovato poi Alejandro Lopez, l'allenatore, sì, dei portieri, che è già nel nostro staff, e Francesco Cacciapuoti. Alejandro c'era già, praticamente anche Francesco erano già nello staff precedente del Napoli, due persone veramente molto molto valide. Non vedo il motivo perché, se uno è valido, non bisogna confermarlo, quindi stanno con noi e fanno parte adesso del mio staff. E qui in ritiro
Sono venuti a darci una mano Marco Giglio come vice allenatore dei portieri, Alfonso De Felice vice preparatore atletico. Anche sempre fanno parte anche loro dello staff provengono del Napoli. Dal settore giovanile, dal Napoli Calcio, e quindi ci daranno una grossa mano. Quindi bene, grazie. Allora Silver, dov'è Silver? Eccoci. Eccolo qui. Lì, allora approfittiamo della presenza dello staff per vedere se ci sono dei giornalisti che vogliono fare delle domande. Non ci sono, va bene. Ci sono. Grazie. Vai, allora. Grazie direttore, buonasera mister, un saluto a tutti gli uomini del tuo staff. Ciro Troise per il Corriere della Sera, domanda per Lele Oriali. Bene. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Il mister in conferenza stampa, parlando dello spogliatoio, diceva ci sono ancora le scorie a livello mentale della scorsa stagione. Considerando la sua esperienza sia da calciatore, da dirigente, esperienza lunghissima e grandiosa, qual è l'impressione che ha avuto in questi giorni riguardo all'aspetto mentale e che lavoro state facendo per far riscattare questi ragazzi? Bah, dopo l'esperienza negativa dell'anno scorso, devo essere sincero, un po' di preoccupazione c'era. Però devo dire che dopo 6-7 giorni che ci si sta insieme, sono molto contento, non molto soddisfatto, ma contento sinceramente, perché abbiamo trovato comunque un gruppo che si applica molto, che si impegna, e questo è già un buon punto di partenza. Ci vorrà del tempo ovviamente per capire quello che da loro si pretende, però la pazienza ce l'abbiamo fino a un certo punto, quindi c'è tempo per poter lavorare, però come inizio mi sento soddisfatto. Grazie. Bene, grazie. Adesso l'altra domanda invece è per Cristian Stellini. Allora, e c'è Marco Lombardi di Calcio Napoli 24. Ciao Marco. Ciao Silver e buonasera a tutti. Buonasera. Innanzitutto volevo chiederle quanto tempo ci vorrà ancora per registrare la fase difensiva, poi quali difensori attualmente in rosa l'hanno più colpita e quali doti di Di Lorenzo e Olivera vi spingono a pensare che possono essere dei cosiddetti braccetti di difesa, quindi nella linea 3. Grazie. Silver, le vanno fare una domanda, non tre, perché altrimenti dobbiamo tagliare due domande a due colleghi. Proverò a ricordarle tutte le domande, ma intanto non c'è in particolare un difensore che in questo momento mi ha e ci ha colpito, ma è molto importante in questa fase l'applicazione, l'attenzione, e questa la stanno mettendo tutti i calciatori in tutte le sedute d'allenamento, quindi questo ci rende felici, per cui la cosa più importante è questa adesso. E per quanto riguarda Di Lorenzo e Olivera, prima di rispondere vorrei vederli all'opera come i loro compagni, vedere che hanno lo stesso atteggiamento che hanno avuto i loro compagni in questi giorni. E quindi questo, prima di rispondere, è bene vederli. Grazie. Bene. Grazie. Antonio Russo che firma per Cronache di Napoli, la domanda è per Gianluca Conte. Gianluca Conte, allora diamo il microfono a Gianluca. Buonasera. Ciao, buonasera. Non le chiederò del laboratorio della tattica di Carciato, ma quanto è importante che il Napoli come club viene qui in Val di Sole e poi in Alto Sangro per dare fastidio in Serie A. Grazie. Sicuramente la metteremo tutta per dare fastidio a tutti. E l'obiettivo è sempre quello di dare il meglio. Antonio, il miss, io lo chiamo miss, ci ha inculcato sempre il discorso del lavoro e dell'eccellenza. Noi daremo sempre il meglio, lui è il primo che si mette in discussione, e noi chiaramente a ruota cerchiamo chiaramente di dare il massimo, e quindi cercheremo di dare il meglio per il bene del Napoli e di tutta questa tifoseria e il pubblico che già a Dimaro ci sta dando tanto affetto. Bene. Grazie. Vai Silver. Paolo Del Genio, Telecapri, la domanda è per Mauro Sandreani, eccoci qui. Salve mister, eccomi qui. Le volevo chiedere, il discorso di Lorenzo e di Olivera, chiaramente la valutazione va fatta nel più breve tempo possibile, perché poi si intreccia con discorsi di mercato, no? Se vengono valutati i braccetti o vengono valutati i quinti, cambia il mondo. E lo stesso può cambiare anche per quanto riguarda i giocatori offensivi, perché sì, dalle prime cose che abbiamo visto, quando si attacca 3-2-4-1, salendo molto i quinti vengono dentro i due esterni, quindi servono giocatori con caratteristiche sì da esterni ma anche che sanno giocare sulla tre quarti, quindi
fare delle valutazioni precise potrà poi far sviluppare meglio il mercato. Entro quanto tempo si riusciranno a fare tutte queste valutazioni? Grazie. Ma le valutazioni le sta facendo Antonio cercando di lavorare su un sistema di gioco che possa sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Come avete visto dai primi allenamenti, la costruzione passa da tre difensori più due centrocampisti e più lo sviluppo del gioco sulla tre quarti campo e in zona di rifinitura passa dai due trequartisti, i quinti che diventano offensivi più la punta. Io credo che, conoscendo un po' la metodologia di Antonio da diversi anni, non ci vorrà tanto tempo, perché le memorizzazioni di certe giocate magari all'inizio è un po' più complicato perché sono molto sofisticate, ma una volta che riescono a essere assorbite dai giocatori andranno poi a ruota libera. Questa è la storia di Antonio, quindi. Bene, vai, grazie. Grazie. Ancora per Lele Oriali, Giovanni Scotto che firma per il Roma. Buonasera, buonasera direttore, eccomi qua. Buonasera. Lei da dirigente ha riportato Roberto Baggio nel grande calcio, lo ha rilanciato. Fatte le dovute proporzioni, anche questo Napoli ha bisogno di essere rilanciato nel grande calcio. Le chiedo cosa porta in questa società, che esperienza porta? Mia, i miei trascorsi. Da giocatore poi da dirigente, è una carriera molto lunga la mia, quindi andiamo indietro nel tempo, c'era ancora la TV in bianco e nero, quindi pensi lei, però insomma diciamo che la fortuna mi ha accompagnato, quindi riuscendo anche ad aggiungere traguardi importanti che sinceramente all'inizio della carriera non ci pensavo. Quello che posso dare e che posso dire anche è che farò il possibile e l'impossibile proprio per cercare di portare qualcosa di importante alla società. Avrò la gestione per quanto riguarda della prima squadra, quindi la gestione sportiva. Ho la fortuna comunque di essere coadiuvato da ottimi dirigenti, quindi che mi daranno sicuramente una mano e che mi hanno fatto sentire subito parte integrante, quindi e per questo li ringrazio. E sono sicuro che con un po' di pazienza qualcosa riusciremo a fare e qualche soddisfazione probabilmente ce la toglieremo. Grazie. Antonio Noto, Tutto Napoli, ha domanda per Tiberio Ancora. Buonasera. Buonasera, dottore. Allora, seguendo le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, il monitoraggio a distanza da remoto, i calciatori che attualmente sono ancora in vacanza e raggiungeranno il gruppo solo a Castel di Sangro, sono già seguiti dallo staff, stanno seguendo un programma di allenamento e un regime alimentare specifico? Grazie. Ciao, buonasera. Programma di allenamento sicuramente sì, perché è stato già inviato tutto quello che serve per farli presentare nella migliore forma possibile. Per quanto riguarda l'alimentazione e l'integrazione ancora non abbiamo avuto la possibilità di valutarli, lo faremo non appena giungeranno in ritiro e avremo la possibilità di curare i dettagli anche per loro, perché sono elementi fondamentali per far sì che un giocatore possa mantenere il ritmo e l'intensità di questi tipi di allenamenti e farli arrivare alla domenica nelle migliori condizioni. Quindi una volta che verranno qui verranno monitorati di conseguenza. Grazie. Maria Paola Trombetta, Radio Caserta TV, a domanda per l'ex bomber abbruscato. Buonasera a tutti. Allora, vorrei sapere quali sono le qualità e le principali caratteristiche che porterai al Napoli dalle tue precedenti esperienze e come pensi possano contribuire al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi del club sotto la guida del mister Conte. Buonasera a tutti. Sicuramente l'essere stato scelto dal mister mi dà tantissimo orgoglio, essere in questa piazza altrettanto, quindi un ringraziamento al mister che sicuramente mi ha scelto per delle competenze, ma quello che vorrei portare e voglio portare è l'entusiasmo e la passione, anche perché il mister ne ha fin troppe di competenze, quindi quello che cercherò di portare è entusiasmo, passione, coraggio e tanta voce. Grazie Elvis. Italia Mele, Canale 8, a domanda per Costantino Coratti. Buonasera professore. Buonasera. Come immagino lei
saprà, si è parlato tantissimo nei commenti anche giornalistici della preparazione atletica, un po' per tutte le leggende, no, che giravano intorno alla figura di Antonio Conte, ma anche perché dovevo dire abbiamo visto sessioni molto lunghe e con tantissimo impegno nel lavoro a secco. Premesso questo, volevo chiederle che tipo di feedback sta avendo da un gruppo che era abituato a lavorare in maniera diversa e soprattutto quanto questo poi serva ad allenare anche la concentrazione, quindi tanta forza per essere poi pronti quando si è sotto pressione anche fisicamente. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti. In effetti stiamo portando un metodo nuovo che non è solamente fisico ma anche, come diceva lei, di concentrazione, di applicazione, e non è semplice i primi giorni impattare questo tipo di lavoro. Io sono contentissimo, il mister contentissimo della risposta che abbiamo avuto dai ragazzi in questa prima fase, però è solamente l'inizio, è solamente l'istruzione di un metodo che verrà continuato a lungo termine. Delia Pacello, vieni Delia, Radio Amore, di nuovo per mister Stellini. Sì, io torno su quello che abbiamo visto nella prima prova amichevole. Nel secondo tempo il gioco di sponda di Khedira ha permesso al Napoli di andare in gol due volte. Se dovesse andare via Osimhen, che tipo di attaccante cercherebbe? Qualcuno che fa gioco di sponda oppure qualcuno che attacca la profondità? Le caratteristiche? Beh, sicuramente sceglierei un attaccante con una struttura importante, quale quella di Osimhen, un attaccante che abbia più frecce al suo arco e possa portare al Napoli e al nostro sistema di gioco caratteristiche che possano dare dei gol e allo stesso tempo esaltare anche i compagni di reparto che lavorano insieme a lui. Grazie, grazie. Francesca Di Mauro, gol del Napoli, ha domanda per Tiberio Ancora. Sì, buonasera. Allora, sappiamo tutti quanto sia importante l'alimentazione per gli atleti e l'ha ribadito anche ieri in conferenza stampa Spinazzola. Vorrei chiedere quanto sia importante realmente per questa rosa l'alimentazione e poi una curiosità, se nel corso della propria carriera ha trovato atleti che non hanno rispettato il proprio piano alimentare. Allora, credo che la cura del dettaglio a questi livelli sia determinante, perché qui si tratta di bolidi, no? Nelle prime 5-6 posizioni, dove sono atleti di altissimo livello, e la cura del dettaglio fa la differenza. La cura del dettaglio passa attraverso la composizione corporea. Noi dobbiamo raggiungere delle percentuali fisiche a livello di massa magra, massa grassa, idratazione, che rendano l'atleta efficiente a livello organico e a livello mentale, quindi la cura del dettaglio diventa determinante. Trovare un giocatore che non ha seguito determinati principi mi risulta difficile, anche perché il mister è talmente attento a questi aspetti che se non raggiungi determinate percentuali è difficile che viene preso in considerazione. Quindi prima per loro, che devono salvaguardare il proprio interesse, e poi per l'esigenza del mister, perché se sei in forma puoi rendere di più, diventa determinante la cura del dettaglio. La cura del dettaglio è questo. Grazie, grazie molte. Per Radio CRC Umberto Russo ha domanda per Gianluca Conte. Buonasera a tutti. Le volevo chiedere se ci può raccontare, non solo noi magari addetti ai lavori, ma soprattutto ai tifosi, qual è il compito di un capo match analyst all'interno di un gruppo così importante. Grazie. Chiaramente il compito è molto importante. Intanto sono coadiuvato anche da Beppe Maiuri quest'anno, però io sono anche collaboratore tecnico, come diceva il mister, quindi anche sul campo do anche una mano. Chiaramente è molto importante il discorso match analysis, perché andiamo ad analizzare gli avversari, quindi punti di forza, punti deboli, quindi cercare un attimino di trovare le strategie giuste per poter cercare, no, di metterli in difficoltà gli avversari. Chiaramente la cura del dettaglio poi fa anche la differenza, perché queste, andiamo a affrontare sempre delle squadre top e quindi bisogna trovare sempre i giusti accorgimenti tattici per poter mettere in difficoltà. Chiaramente poi tutto lo staff cercherà sempre di dare delle indicazioni totali, poi si fanno delle valutazioni insieme che il mister poi può avallare o bocciare per poter poi mettere in pratica quello che si è studiato e si è fatto durante la settimana.
Grazie mille. Ultime due domande. Perfetto, per Giuseppe Maiuri, Francesco Molaro, Teleclub Italia. Sì, intanto buonasera a tutti. Per il discorso del match analyst è importantissimo anche per la questione dei video. State già lavorando con i calciatori per vedere qualcosa? Avete già analizzato qualcosa? Insomma, se c'è qualcosa che avete sottolineato. Buonasera, insieme a Gianluca Conte, insieme a Cristian Stellini, a Elvis e insomma tutto lo staff abbiamo analizzato sedute video e prossimi avversari che affronteremo anche nelle gare amichevoli, e un lavoro di team, di gruppo, dove poi ovviamente l'ultima parola spetta al mister per quelle che sono poi le scelte finali, ma è un lavoro lungo dove bisogna scendere molto nel dettaglio e bisognerà studiare tanto per non lasciare nulla al caso. Grazie. Ultima domanda. L'ultima. Sì, Pino Taormina, Il Mattino per le Oriali. Sì, buonasera Oriali. Buonasera a lei. Ci siamo visti ieri sera. Senta, le volevo chiedere due cose. Parlava della gestione della squadra. Leggevo una sua bellissima intervista qualche tempo fa, che la prima convocazione con Burnic in stanza lei non ebbe neanche il coraggio di parlare. Come sono cambiati i giocatori da quella volta? E la seconda, in tempi non sospetti ha detto che il giocatore più forte che lei ha mai affrontato è stato Maradona. È ancora così, giusto? Beh, direi proprio di sì. Sì, beh, effettivamente diciamo che erano altri tempi. Quello che ha ricordato lei è vero, perché alla prima convocazione avevo forse 17 anni e mezzo, neanche 18, quindi mi misero in camera con una leggenda, quindi con Burnic. A dire la verità, subito dopo cena me ne andai in camera, ma spensi la luce subito, quindi per evitare problemi, e mi misi sotto la lenzuola, insomma, a mo' di mummia, proprio perché prima, voglio dire, c'era molto più rispetto ad oggi. I tempi sono cambiati, quindi capisco, però diciamo che si sentiva un pochino di più prima, quindi il rispetto per chi giocava, per queste, perché poi lei ha citato Burnic, io ho avuto la fortuna di avere come compagno anche Facchetti, Mazzola, Corso, Suarez e tanti altri che, oltre a essere stati compagni, sono stati anche compagni di vita, mi hanno fatto capire cosa deve fare un calciatore per arrivare, e spesso e volentieri capitava che mi prendevano per l'orecchio, mi rimettevano in riga e pedalavo. Quindi a loro comunque sono molto grato, perché, ripeto, oltre ad avermi instradato come giocatore, mi hanno instradato anche come uomo. Quindi, grazie. Tra l'altro, Burnic e Corso sono stati a Napoli tanti anni, sia come calciatori che come anche allenatori. No, beh, ma difatti, quindi stiamo parlando poi di due leggende, quindi, che mi fa anche piacere ricordare, perché, ripeto, insomma, erano proprio i primi calci che davo, e insomma ho avuto la fortuna di poter giocare con lo, giocare, insomma, di fare la presenza. Poi, per quanto riguarda il discorso di Diego, mi sembra superfluo, no, dire che è stato il giocatore più forte che abbia mai visto, nonostante di campioni insomma ne ho incontrati parecchi, perché insomma dai Cruyff, dai Zico, dai Platini, dai Zidane, quindi da Rivera, ancora tornando indietro nel tempo. Quindi ho avuto la fortuna, anche perché non avevo niente da perdere, e di conseguenza giocavo tranquillo, rilassato, e la mia figura la facevo, anche se è chiaro che bastava un niente per far sì che poi questi grandi calciatori riuscivano poi a determinare il risultato. Però è stato molto piacevole e sono contento di ricordarlo. Grazie. Grazie, grazie. Allora la chiusura al mister, però mi pare che Diego De Carli vuole fare il saluto del Trentino. Esattamente, immancabile, esattamente. Prego. Buonasera mister, buonasera, buonasera alle Oriali, buonasera mister Stellini, ho avuto il modo già di conoscervi, benvenuto a tutti gli altri componenti, lo staff, da parte di Mauro Folgari, da Val di Sole e Trentino. Io avrei una piccola battuta, una domanda a mister dottor Ancora. Ieri, facendo una domanda a Spinazzola, se ha avuto modo di assaggiare alcune delizie del territorio, mi ha risposto dicendo: mangiamo molto ma siamo molto controllati. Allora le chiedo, come un qualsiasi turista, prima di domenica un pezzo di casolette, un salamino,
uno strangolaprete a questi ragazzi, glielo facciamo assaggiare, o ma... siamo talmente stretti che non è possibile? No, no, assolutamente sì, ci sta, ci mancherebbe altro, però nella giornata libera, altrimenti no. Grazie, prego. Chiusura, sì. Con mister che vuole fare un saluto, sì, a tutti quanti. Volevo anche aggiungere una cosa, perché penso che sia anche importante, una figura che è arrivata quest'anno a Napoli, che sta lavorando tanto, ci sta dando anche veramente una grande mano, questo è il direttore sportivo Giovanni Manna. Una figura anche lui nuova, però anche lui un grande lavoratore, ed è quello, ecco, che questo periodo è un po' il più sotto stress, ecco, sotto pressione, quindi lo ringraziamo tante volte, ecco, per sopportarci, perché questo è molto, molto importante. Per il resto vi ringraziamo veramente di cuore, perché vedere tutta questa gente, io poi sono tornato indietro veramente negli anni, avere il contatto con le persone ti emoziona e ti dà veramente delle belle sensazioni. Quindi veramente grazie, quello che posso promettere veramente è che faremo di tutto per cercare di rendervi orgogliosi ed essere orgogliosi della vostra squadra, va bene? E della nostra squadra, va bene? Ecco. Grazie. Anche Oriali vuole chiudere con un saluto. No, beh, diciamo che sono sulla stessa lunghezza d'onda del mister, quindi cioè, siete impagabili, passione e entusiasmo contagiosa, credetemi, io che sono un nordico, però davanti a questo, guarda, faremo il possibile e l'impossibile per ripagare della stima, della considerazione, della fiducia e dell'entusiasmo che ci date quotidianamente. Grazie. Andiamo. Si può andare. Eccoci, eccoci, rientriamo. C'è anche Fabiano Santa Croce. Eccomi. Buonasera, buonasera a tutti. È arrivato per sentire le parole dello staff di Antonio Conte, che si è un po' defilato. È un po' la tendenza, no, di questo Napoli. Quando c'è Conte si defila De Laurentiis, quando c'è lo staff si defila Conte. Fabiano, è un messaggio anche comunicativo, no? Siamo tutti importanti per, sì, questo progetto. Sì, era giusto, anche curioso vedere, sentire come gestiscono tutta la giornata, quindi è bello e bisogna dare il giusto valore anche a tutto il resto dello staff di Conte. Tra poco andremo anche in Trentino, c'è il nostro Giovanni Scotto con cui ci collegheremo per provare a capire qualcos'altro su questa presentazione fatta dal Napoli, voti Oriali 10, gli altri un po' più in imbarazzo, però chiaramente diplomatici, non volevano secondo me sconfinare, sì, quindi dicevano sempre il mister come vuole il mister, anche perché Conte è una figura abbastanza ingombrante, immagino, come personalità. No, Oriali bene, perché insomma anche Conte lo ha descritto molto bene, parla poco ma si fa capire, sa percepire tante situazioni di spogliatoio, di gestione dello spogliatoio. Lui si è detto soddisfatto del lavoro come l'hanno portato avanti finora e in due occasioni ha usato la parola pazienza. Ci vuole pazienza, però non dovremo neanche aspettare troppo. Questo è anche un segnale, secondo me, che ha voluto lanciare alla squadra, perché poi tra un mese è campionato, tra un mese è campionato e sì, tra 20 giorni è Coppa Italia. E lancio anche un tema: Lukaku dovrebbe essere l'attaccante, però sarà pronto? Perché lui, anche come struttura fisica, ha bisogno di tempo, ci saranno altri giorni prima che arrivi, quindi questo può essere anche un tema di discussione? Io credo, voglio sentire Fabiano, che Lukaku stia già seguendo un programma. Ah, ok, sì, ok. Quello sicuramente. Fatto insieme, dico. Sì, 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 sì. No, su quello non ho proprio dubbi. L'unico dubbio è che quando arriverà? Cioè, siamo tutti qui ad attenderlo, ma il lavoro che deve essere fatto anche a livello tattico da parte del mister è molto importante. Mi ricordo negli anni scorsi come si era lamentato Mourinho, sì, che stava senza la punta, fine, no? Cioè, lavorare senza la punta, che poi diventerà il centro del progetto, non è semplice, quindi prima arriva meglio sì, sarà. Prima arriva meglio sarà, questo vale anche per Giovanni Scotto, quindi dateci indicazioni sulla collocazione a Di Maro di Giovanni. Altre indicazioni, Angelo, alla fine
il calcio va verso una specializzazione sempre più marcata, sì, no? Quando tu giocavi c'erano tutte queste figure, Fabio. Così tante no. Ora ci sono tante figure, c'è la figura che cura i calci da fermo, c'è la figura che cura la fase offensiva, quella difensiva. Prima erano in due, tre massimo, ma comunque faceva molto più il mister o il secondo sotto il punto di vista dell'allenamento. Cioè ora invece c'è proprio un gruppo di lavoro. Hai visto, il nutrizionista è diventato educatore alimentare, però insomma, conoscendo anche Conte, la sua maniacalità, credo che tutte queste figure rispecchino un po', sì, quello che vuole effettivamente lui, un lavoro capillare, un lavoro davvero settoriale e minuzioso, no? Senza tralasciare nessun particolare. Lui penso che sia proprio l'estremo in questo, quindi sì, oltre che sudare sul campo, suderanno anche a tavola i ragazzi. Suderanno a tavola miscelando un po' le parole in conferenza e quella che è l'attualità, quindi il calciomercato. Tutti hanno chiesto, due colleghi hanno chiesto su Di Lorenzo e Olivera, no? Perché andranno a influenzare il mercato. Prima di tutto, tu li vedi in quel ruolo, Fabiano? Tu pensi che Di Lorenzo e Olivera stavano impiegati come due dei tre dietro? No, non ce li vedo, per essere sincero, in quel ruolo. Cioè, Olivera lo vedo come esterno di fascia perché ha una grande capacità di corsa. Di Lorenzo come braccetto proprio non riesco ad immaginarmelo, ma più che altro perché si andrebbero più, secondo me, a mio avviso, a sottolineare magari le fasi dove sta più carente rispetto a quelle di forza sua. O comunque, se giocherà a tre, Conte adatterà molto la squadra in modo che in fase di possesso diventi un terzino. Questo cambia forse, molto, no, sì, Angelo? Forse Di Lorenzo facendo una forzatura un po' di più, ma Olivera io non lo vedo proprio in una difesa a tre. L'ha fatto con l'Uruguay. Però ecco, Stellini, a proposito di questo, lo ha detto: noi non faremo sconti, cioè anche su Olivera e Di Lorenzo valuteremo, faremo le opportune valutazioni. Quindi anche un messaggio di non far sconti a nessuno, anche quelli che possono sembrare intoccabili in una rosa, perché prima di tutto c'è la tattica, no? Credo con Conte questo sia un dogma. Sì, e sarà molto dura, perché su Di Lorenzo soprattutto, sì, anche come quinto, c'è il giocatore che più con questo modulo rischia di perdere quell'efficacia che ha sempre avuto in questi anni con tutti i vari allenatori, sì, che facevano comunque lo stesso tipo di gioco. Di modulo, con Conte, sì, cioè, oltre al modulo c'è anche proprio il modo di, sì, giocare, e ora diventerà differente, quindi sono curioso. Sì, è vero. Siamo tutti un po' curiosi poi alla fine di vederla questa squadra, di vedere poi quelli che arriveranno dopo, come si inseriranno sul lavoro già fatto. Conte dice, oggi ha parlato anche alla Rai, sì, no? Oggi qualche passaggio un po' è stato interessante, pesante, fatto, non so se è il termine giusto, però ha fatto capire che ha trovato tante macerie, ha trovato una gestione dello scudetto non impeccabile, uso un eufemismo, perché insomma il passaggio è stato duro quando ha detto molto duro. Non è tutto da buttare, ma le cose che vanno buttate devono essere buttate, e questo ha fatto capire che qualcosa insomma di gestione è mancata in maniera clamorosa. Penso tutto. L'anno scorso è mancato tutto. Quindi ora è proprio l'anno zero. Però l'anno... lui si riferiva anche agli altri anni, secondo me, perché ha detto a un certo punto: la vittoria di uno scudetto copre anche tante cose. Sì. E forse magari si riferiva anche al precedente, alle precedenti stagioni. Chi lo sa? Forse ha trovato una struttura societaria non da big. Forse non da big. È chiaro. Però diciamo che si sta strutturando proprio con lui. Esatto, adesso si sta strutturando. Manna che lui ha voluto salutare di proposito, evidenziandone anche il ruolo, no? Centrale in questo momento. Perché sì, poi tutti stanno dicendo: il mercato lo fa Conte,
Conte, che è molto furbo, dice: ragazzi, in questo momento è lui che è il più impegnato, come a dire, le decisioni le prende lui. È chiaro che ne parlano, no Fabiano? Sicuramente, no, è un anno, nuovo anno zero, secondo me sarà come lo è stato Benitez, cioè ci sono degli allenatori che a Napoli hanno portato e hanno aggiunto un qualcosa. Sì, e... una cifra. Sì, e Conte è uno di questi. Cioè io ho visto lo spogliatoio quando ero venuto ai tempi che venivo dal Brescia e sono arrivato a Napoli, mi sembrava di stare in una squadra di Serie C per come era organizzata. Quindi pian piano l'ho vista crescere molto. Questa è un'ulteriore crescita che la porterà, speriamo, ai piani delle squadre forti. Diciamo che l'anno per scorso ora c'è stato un passaggio a vuoto in questa crescita. L'anno scorso c'è stato un passaggio a vuoto in questa crescita. Quest'anno, l'anno scorso è stato messo ancora di più a risalto, perché prima è sempre stato coperto dal fatto che il Napoli poi sul campo andasse aggiustava molto forte. Sì. L'anno scorso è mancato, quindi si sono evidenziate di più tutte le pecche. Le lacune, chiaro. No, è chiaro, io oggi ho scritto un pezzo che si richiamava a Nuovo Cinema Paradiso sulla frase non farti fottere dalla nostalgia, no? Ecco, secondo me quella cosa che ha detto Conte oggi è proprio quella. Il Napoli in questo momento non deve commettere l'errore di dire sì, vabbè, l'anno scorso è stato un caso, ma adesso è arrivato Conte, l'euforia, c'è tutto a posto, l'entusiasmo. Se qualcuno l'anno scorso non si è comportato come si doveva comportare, secondo me è un ramo da recidere. Sì, cioè, sì, perché poi altrimenti se situazioni che ti trascini alla prima difficoltà riemergono. Escono tutte. Io penso che quella frase di Conte oggi sia su questo. Ma perché poi il vero banco di prova è quest'anno, perché tu dici bene quando dici il decimo posto non è un caso, però può anche essere una stagione negativa da dimenticare in cui tutto è andato storto. Adesso hai il vero banco di prova, non hai più appello, perché sennò sembra poi che finisce che lo scudetto è stato un caso. Sì. Sembra poi che finisce che lo scudetto è stato un caso. Questa è la prova del 9. Il 10 invece l'ha preso Mason Greenwood, c'è la foto che possiamo vedere della firma del contratto dell'esterno che dal Manchester United va al Marsiglia di De Zerbi, vecchia conoscenza anche in casa Benevento. Forte sto ragazzo, Fabiano. Il Napoli ci ha provato, ma molto non è riuscito forte, a liberare un posto. Si è mosso, ho saputo da vie traverse che si è mosso molto De Zerbi, perché voleva assolutamente questo giocatore. E probabilmente se non fosse venuto avremmo visto pure un De Zerbi che si sarebbe allontanato. Quindi si è messo proprio in prima persona. Sì. Peccato, perché Greenwood poteva essere un buon elemento, lo dicevamo prima in apertura. Il Napoli sta provando a definire l'affare Lindstrom, che piace all'Everton, prestito probabilmente con un diritto di riscatto. Il Napoli proverà a spingere per l'obbligo magari a determinate condizioni, però in questi casi poi le tempistiche si allungano e il Napoli è rimasto fregato nell'affare Greenwood. Ieri con Antonio Floro Flores dicevamo di Berardi, che comunque non sarà pronto perché viene da un infortunio, quindi se lo prendi quest'anno forse è quindi per l'anno dopo. No, io su Berardi non punterei. Quindi anche lì, Angelo, è una situazione delicata, perché ti ripeto, se Napoli vende Lindstrom deve prendere qualcuno. Si libererebbe anche lo slot per Chiesa eventualmente. Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni di Chiesa, però è chiaro, se stai cedendo Lindstrom è perché probabilmente vuoi fare qualcosa sì. Su quella posizione. Se avevi fatto dei passi per Greenwood vuol dire che cerchi quel tipo di giocatore. Sì, anche perché in un 3-4-2-1 insomma il secondo trequartista insieme a Kvara dovrebbe essere Raspadori, che però mi sembra anche lui insomma nelle intenzioni della società in uscita, o comunque non è certo un titolare inamovibile, no? Che poi è una cosa stranissima, perché ora che c'è proprio il modulo adatto a questi due giocatori, sono due giocatori, Raspadori e Lindstrom che sono i primi che sono in uscita. Tra l'altro Lindstrom, un investimento di 25 milioni, adesso però bocciato da quattro allenatori nel giro di un anno.
ci sarà qualcosa che non va in questo calciatore? È stata una valutazione di mercato affrettata quella del Napoli, perché lo hanno bocciato in quattro. È stato preso, vabbè, ha avuto la sfortuna sicuramente, quando la squadra gira male, anche se sei forte è difficile riuscire a farti vedere, ma in più a mio avviso c'è stato un errore di valutazione proprio sul modulo, cioè questo è un giocatore che non andava bene per il modulo del Napoli sicuramente. Può essere un buon investimento, però fin quando gioca, quindi sarebbe... Ecco, però come dicevi tu, se poi anche in un modulo per lui ideale come il 3-4-2-1 viene bocciato da Conte con tempi anche relativamente brevi, vuol dire che il giocatore non dà garanzie, da un punto di vista tecnico o forse. O vuol dire che non dà garanzie o vuol dire che c'è un qualcosa di vicino, di ancora più grosso dietro. Ah, sì. È una chiave interpretativa sicuramente interessante. Voglio sentire Fabiano sulla questione Østigard. Il ragazzo dovrebbe andare a Rennes, c'è questa offerta dalla Francia. Tu tifi Nathan? No, io sì, vorrei vedere di più Nathan. Mi dispiace perché di Østigard abbiamo visto poco. Comunque non ha mai avuto una continuità e soprattutto per il ruolo di difensore, se non giochi con continuità è difficile riuscire a farti vedere, come magari può essere un esterno d'attacco che giochi una partita, fai un gol, ti vedono tutti. Per fare il difensore è completamente differente e lui aveva delle capacità che a me piacevano. Quindi ho un po' questo dispiacere. Spero comunque che almeno Nathan rimanga e che ci si possa lavorare sopra. Il Napoli sta facendo un po' di resoconto sulle uscite. Diciamo, Gaetano deve uscire, Østigard deve uscire, Lindstrom deve uscire, Osimhen è l'uscita più importante di questo mercato. Sono... con la D maiuscola, Osimhen. Deve uscire, deve portare quel denaro che probabilmente alimenterà l'ultima parte del calciomercato del Napoli. Poi altre uscite, qualcosa a sorpresa, quel Mario Rui che aveva un po' nostalgia del Portogallo. Per il resto poi Conte secondo me farà un bilancio nei prossimi giorni. Finito Di Maro, di Zerbin che si dice? Zerbin pure penso che andrà a giocare, credo. Tu parlavi di Gaetano prima, io invece mi aspetto una considerazione importante da Conte su tre calciatori in particolare: Caprile, Folonuscio e il terzo me l'ero segnato, aspetta, e Khedira. Caprile, Folonuscio e Khedira, questi sono calciatori che io non darei via, sì, perché secondo me hanno grandi potenzialità di esplodere, hanno grande talento, io ci punterei. Qua fammi essere cattivo. Dove li collochi, quando giocano? De Laurentiis è stato accusato perché disse quelle cose sul Bari, no? Però in effetti il Bari in questi anni è stato un po'... la scudetteria del Napoli, è quello che tu dici, però lo dimostra, perché sono d'accordo con te. Per me Caprile si può tranquillamente giocare il posto con Meret, magari iniziando con Meret titolare, ma Caprile se lo può giocare. Folonuscio può essere un'alternativa, può essere pure una sorpresa proprio in più ruoli, non solo ad Anghissà, ma io lo vedo anche come trequartista volendo. Sì, Folonuscio ce l'ha un po', ha più possibilità, le movenze del trequartista, come anche no? I gesti tecnici, hai il tiro. Che dire, l'anno scorso a Frosinone ha fatto bene, un giocatore che è anche potente, che ha buona qualità. Io su questi tre investirei. Gaetano non so parte, però dire. Questi tre non so su qualche dubbio dire. Su che dire. Ho qualche dubbio Simeone, chiaramente. Anche come collocazione in campo. Come collocazione, sì. Però sugli altri due mi trovi proprio completamente d'accordo. Sia il portiere fortissimo, un portiere di livello, e Folonuscio che imparerò poi prima o poi a dire, mi piace molto, ha tanta quantità, sì. Quindi è quello che probabilmente si adatta di più a quello che vuole Conte. Bisogna ma lui vedere è anche poi un'alternativa per esempio ideale a quello che poteva essere Zielinski, secondo me. Non arriva magari sotto il punto di vista di qualità ad avere quello, però è uno che fa fase offensiva e fase difensiva portando tanto bagaglio. Tempismo. Sì, è vero. No, ma Folonuscio secondo me, soprattutto con Conte, diventa un elemento importante.
come dici tu, a qualità, a quantità, sì, a fisico, a struttura. È un ragazzo che a Verona ha fatto grandi cose, a parte dei gol bellissimi, tra tutti chiaramente quello con la Juve, ma poi veramente di grande personalità. Sono d'accordo, sì, con te, Caprile, sì, però io lì poi spero che ci sia chiarezza, perché altrimenti al primo errore di Meretti finisce a dire no, deve giocare Caprile. Beh, che lo diranno tutti a prescindere, quindi. Già, viene massacrato sto ragazzo, però intanto il Napoli poi alla fine se lo tiene, bisogna capire poi se va a rinnovare o meno. Se ce l'abbiamo, visto che stiamo aspettando ancora di collegarci con Di Maro, me lo fate rivedere quel De Laurentiis che lo voglio commentare con Fabiano, se ce l'avete pronto. Grazie, credo che di calcio capisci molto poco. Resta un po' più lontano da noi, così si fa un po' di spazio. Andiamo meglio così, no? Fabiano sta tornando grande protagonista, il presidente. Lui è sempre protagonista, il prese ha sempre queste uscite un po' non saprei neanche. Ma è una smentita di facciata, no, dobbiamo dar peso. No, ci si può aspettare di tutto. Cioè, proprio di tutto. Magari aveva già il contratto in tasca, però doveva rispondere così. Il presidente è così il presidente De Laurentiis, che in queste ore, trattiamo un po' il caso Osimhen, sta aspettando una chiamata da Parigi. L'agente di Victor Osimhen è lì, si lavora per trovare una quadra su questo accordo. La base d'asta di partenza è di 100 milioni, il Napoli non vorrebbe contropartite tecniche. Il problema principale è come dilazionare probabilmente questi 100 milioni, la formula del pagamento. E vi faccio notare un'altra piccola cosa. Ieri sull'affare Østergaard il Napoli probabilmente lo dà in prestito col diritto di riscatto, perché secondo me quest'estate incasserà molto cash, quindi non ha bisogno di mettere a bilancio altro cash, però inizia già a fare un po' di ragionamenti per l'anno prossimo. Sì. Allora, io credo che adesso la clausola di Osimhen era 120, giusto? 130. Io credo che se il Napoli riuscisse a chiudere a 100 e con quella contropartita che piace, il sudcoreano del Paris Saint-Germain, sarebbe comunque un capolavoro, perché voglio dire, considerando anche quella che è stata la stagione di Osimhen, il valore si poteva deprezzare molto, ma molto di più, parliamoci chiaro. Forse il Paris Saint-Germain è anche alle strette per trovare un sostituto di Mbappé. C'è anche la rabbia che comunque sta ancora pressando per Osimhen, e quindi il Paris Saint-Germain magari è costretto a rilanciare. Però secondo me il Napoli chiuderebbe alla grande un'operazione del genere, no? Io penso che già, cioè, come operazione complessiva si chiuderà intorno ai 100, quindi ora non so se accettando contropartito o meno. Penso più che i 130 sia stati messi per la rabbia. Per la rabbia. Quindi credo che sia però una destinazione che non è gradita al calciatore. Non penso, spero proprio di no, perché in questa età, in questo momento di forza, andare a pensare a giocare in Arabia non perderebbe tanto lui sicuramente sotto il piano sportivo. Però comunque tra infortuni, malumori, mal di pancia della passata stagione, lui è così. Io temevo molto di peggio nell'affare Osimhen, francamente. Allora, il Napoli se ne esce così, benissimo. Ne esce molto bene. Noi tra poco torniamo, andiamo a Di Maro, dove ci sarà Giovanni Scotto, però un pizzico di pubblicità. Pulizia banche e alberghi, ospedali e aziende, capannoni e stazioni, sanificazione, derattizzazione e giardinaggio. Scopri tutti i servizi di SAP, società appalti pulizie. Vai su sapimpresapulizia.it. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman.
Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Bixio 66. Pub, birreria e hamburgeria. Ambiente accogliente, personale cortese e prodotti di qualità. Vieni a provare la nostra specialità. Panino fritto con impasto di crocchè, doppia provola e prosciutto cotto. Nel menù tanti altri panini special. Si accettano prenotazioni. Ti aspettiamo a Fuori Grotta, a Napoli, in via Nino Bixio 66. Fontel, il tuo unico fornitore di luce, gas e fibra. Promo per gli over 65 che passano dal mercato tutelato. Recati nei nostri e-point di Avellino e Benevento per scoprire offerte, regolamento e condizioni. Numero verde 800 92 00 92. Verde Mediterraneo. Progettazione e realizzazione giardini e manti erbosi, manutenzione del verde pubblico e privato, potatura di alberi ad alto fusto e noleggio biotrituratore. Da 16 anni nel settore abbelliamo e miglioriamo l'ambiente che ci circonda. Ci trovi a San Giorgio a Cremano, Napoli, in via Aldo Moro 3. Pronto, qui è la Dorta e io sono Camillo. Aiuto, siamo invasi dalle blatte. Arrivo. Problemi con le blatte? Dorta le batte. Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Sistema al tuo servizio. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano. Volete sapere tutto sul Napoli di Antonio Conte? Volete vedere un dibattito con ospiti prestigiosi? E volete intervenire e dire la vostra su Quaraschelli e compagni? È il Salotto Azzurro, ogni martedì sera dal 20 agosto sotto Channel Canale 16. Dalla Domenica Azzurra al Salotto Azzurro il passo è breve, ma le sorprese saranno tantissime. E ci siamo, ci risiamo, speciale Di Maro, giorno 8 in Trentino per la squadra di Antonio Conte e anche per Giovanni Scotto che è lì, che ha seguito tutta la presentazione dello staff, del tecnico e ci potrà dare chiaramente qualche aspetto in più che dalla telecamera non traspare. Buonasera Giovanni. Eccoci qua. Ciao Arturo, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti. Qua la situazione si è normalizzata, abbiamo riconquistato la nostra adorata la tua zolla. sì, la mia zolla, che poi altro non è una finestra della biblioteca che c'è qui in piazza dove mi appoggio. E tutto è tornato alla normalità e è andata via anche un po' di musica che c'era fino a qualche istante fa e che ci avrebbe dato fastidio. Beh, che dire, l'abbiamo vista tutti in diretta. Allora, è la prima volta che c'è una manifestazione del genere, ossia la presentazione dello staff di un allenatore per intero con tanto poi di domande di interazione. L'idea era di farla con i tifosi, però visto la peculiarità delle figure professionali, sono molto specializzati, insomma non si tratta di calciatori,
l'ufficio stampa del Napoli ha preferito coinvolgere i giornalisti, devo dire la verità, insomma, lo possiamo dire, non è un segreto, anche provando un po' a mettere insieme delle domande varie, interessanti, quindi insomma è stato fatto però a servizio del pubblico, quindi un bel mix, devo dire, tra una conferenza stampa e un incontro con i tifosi che, devo dire, hanno apprezzato, in particolar modo alcune figure che non conoscevano, non avevano ben presenti, come Gianluca Conte, che è il fratello di Conte, il nutrizionista, ovviamente Lele Oriani, e insomma, quindi un altro appuntamento riuscito sicuramente. Giovanni, tornando invece, riavvolgendo un po' il nastro alla giornata, cose da segnalare, curiosità? È stata una giornata, diciamo, ordinaria, nel senso che ci sono stati i due allenamenti, quello di questa mattina e quello di questo pomeriggio, allenamenti un pochino più brevi questa volta, un'oretta e mezzo più o meno, scarsa, soprattutto quello del pomeriggio è stato un pochino più stringato, ma soprattutto a livello atletico quello di questa mattina è stato, devo dire, standard, non ci sono state le corse attorno al campo, non ci sono state le ripetute, ma soltanto normale lavoro atletico, tanto è vero che Victor Osimhen, che ha preso parte a tutte e due le sedute, comunque la reduce da un piccolo affaticamento, ha lavorato normalmente e oggi non abbiamo visto quelle scene dei calciatori stremati a terra. Tanta tattica, questa sicuramente non è una curiosità ma è una nota tecnica, tanta tattica soprattutto con la difesa, con tanto di ramanzina, devo dire anche ad alta voce di Conte ai difensori, con questa linea praticamente a 5, Conte non era soddisfatto dell'uscita. Io credo se la sia presa in particolar modo con Rafa Marin e con Juan Jesus, e si è fatto sentire, addirittura i tifosi hanno applaudito, insomma, hanno apprezzato la grinta di Antonio Conte. Vi lascio Giovanni Scotto per qualche domanda. Sì, no, io avevo una curiosità per Giovanni, perché insomma qui da lontano trapela un grande entusiasmo della piazza, dei tifosi per questo Napoli che sta nascendo, di Conte. Me lo aspettavo naturalmente per Conte, per il suo nome, il suo prestigio, il suo blasone. Me lo aspettavo un po' meno questo entusiasmo nei confronti del presidente De Laurentiis, invece ho visto che comunque anche lui è stato accolto bene, positivamente, almeno questa è la sensazione, abbiamo visto anche delle immagini, oggi è sceso in tribuna tra i tifosi, insomma c'è effettivamente quest'area di riconciliazione totale, Giovanni, tra i tifosi, la squadra e la società? Beh sì, devo dire di sì, i tifosi volevano Conte. Sai Angelo, io seguivo una delle ultime conferenze di Calzona, no? C'era ancora il campionato, e a un certo punto i tifosi sulla chat di YouTube, i commenti durante la conferenza, scrivevano in massa, praticamente riprendendosi l'uno con l'altro, o Conte o fallimento, e questa abitudine è proseguita anche nelle conferenze successive, quindi ogni appuntamento su YouTube alcuni tifosi scrivevano o Conte o fallimento, o Conte o fallimento a caratteri cubitali, cioè già invocavano questo allenatore che era visto come l'unica speranza per aiutare il Napoli a risollevarsi subito. De Laurentiis li ha accontentati perché ha preso Conte, e non solo, ha preso anche gli acquisti, almeno per ora, che Conte ha chiesto, da Buongiorno a Lukaku probabilmente, e anche altri innesti sotto la sua guida, le sue indicazioni, e questo ha semplicemente dato sollievo ai tifosi, li ha soddisfatti e quindi hanno anche giustamente ringraziato De Laurentiis anche oggi facendo degli applausi, facendogli complimenti, ringraziandolo, e quindi la pace è stata siglata, perché il presidente, diciamo, in maniera attiva ha ammesso di aver sbagliato, di aver buttato un anno e di aver messo il Napoli sui binari giusti, accontentando i tifosi. Fabiano, Giovanni ci raccontava di questa ramanzina, no, fatta alla difesa. Come si combinano, no, calciatori che magari sono abituati da tanti anni a giocare a 4 con chi invece, Buongiorno, Hermoso speriamo, lo stesso Rafa Marin l'anno scorso l'ha fatto un po' di difesa a 3. Come si fa questo tipo di lavoro?
I primi momenti sono difficilissimi, quindi me ne aspetto, no? Tante, sì, e non solo cambia perché in tanti giocavano a 4 e altri magari erano più abituati a 3, ma ogni allenatore vuole delle sue cose. Quindi anche se magari giocavi a 3 in un modo, con Conte devi giocare nel suo modo. Quindi ora è il momento dove devono trovare sia la sinergia che capire quello che vuole il mister, quello, i movimenti da fare, i tipi di coperture da avere. E trovare questi spazi è complicato in fase iniziale. Quindi secondo me ce ne saranno altre di Ramazzina. È tornato invece Giovanni Osimhen oggi, giusto? Sì, si è allenato normalmente sia stamattina che oggi pomeriggio con i compagni, stava bene, tutto normale, anche qualche applauso di tifosi, anche qualcuno che gli chiede di non partire, insomma tutto regolare. L'Osimhen emarginato che abbiamo visto ieri non c'è stato, quindi presumiamo che ieri era ancora alle prese, evidentemente con una condizione fisica non perfetta, però ricordiamo che martedì lui non ha giocato, non ha preso parte all'amichevole. Napoli dopo domani avrà l'ultimo test qui in Trentino e vediamo se Osimhen sarà coinvolto o no. Tutto ci fa pensare di no, però oggi molti giornali sono usciti con un Osimhen diciamo in disparte, invece si è allenato. Vediamo domani cosa succede e come sarà gestita questa exit, perché le sensazioni qui sono che entro domenica si dovrebbe chiudere il passaggio di Osimhen a Paris Saint-Germain, però domenica è il giorno in cui Napoli poi rientrerà a casa in Campania e quindi è possibile che bisognerà attendere poi ancora qualche giorno per vedere concretizzato il tutto. E ricordiamo che poi Conte aspetta Lukaku, però ci sarà un pochino di tempo. Il Napoli partirà per Castel di Sangro soltanto il 25 di luglio e insomma c'è ancora margine per fare tutte queste manovre. A proposito di manovre, la regia ci ha prontamente mostrato questa grafica col PSG che chiede lo sconto, no? Giovanni, è questa la situazione? Va trovata la quadra sulla cifra esatta che il club parigino deve corrispondere al Napoli, perché col giocatore l'intesa la si trova. Sì, sì, l'intesa si trova, il Paris Saint-Germain ha dei numeri comunque importanti, quindi Osimhen oggi col Napoli guadagna 10 milioni, il Paris Saint-Germain ne guadagnerà almeno 2 in più, forse anche 14, quindi si parla di bonus, insomma, quindi Osimhen andrà sicuramente incontro a un contratto milionario. Per quanto riguarda il Napoli c'è una clausola rescissoria che il Napoli non vuole assolutamente mettere da parte, si era parlato di contropartite che non interessano in questo momento perché non c'è tempo di imbastire una trattativa di questo tipo, perché Napoli deve fare delle uscite, la rosa è praticamente piena, strapiena, e quindi non c'è la voglia di mettersi a fare incastri in tempi così rapidi. Quello che sarà concesso al Paris Saint-Germain probabilmente è un pagamento dilazionato, che però non è un dettaglio, perché la clausola va pagata così per, come dire, per contratto in un'unica soluzione. Invece col pagamento dilazionato la clausola di fatto si cestina, si imbastisce una trattativa basata su quella cifra ma con un pagamento dilazionato, però scattano le modalità di pagamento, i tempi di pagamento, eventuali penali, tutte situazioni che vanno messe a punto in qualche giorno, e questo credo stiano facendo il Napoli e il Paris Saint-Germain. Sulla cifra, questo sconto, se ci sarà, sarà uno sconto simbolico, un po' come anziché 5 euro, 4,90 euro, tanto per capire, perché De Laurentiis probabilmente non va sotto i 120 milioni, che poi è la cifra della clausola, magari qualcosina in meno, ma non mi aspetto nessuno sconto particolare, nessuno se lo aspetta. Questo lo diciamo prima, per quello che è accaduto, per come è il mercato attuale degli attaccanti, sarebbe un colpaccio, Fabiano, se prendi 115. Sì. È tanto. Che ha detto che se ne vuole andare, lo sanno tutti che tu lo devi vendere. No, è sicuramente tanto, poi tutti conosciamo la forza e le caratteristiche del giocatore, però 120 milioni sono una cifra sicuramente importante.
quindi fa il solito miracolo De Laurentiis. E se ci perde, quanto ci perde con Lukaku Osimhen? Ci perde e guadagna, cioè, sicuramente perdi quel tipo di profondità che ti sapeva prendere lui, perdi quelle azioni nate dal nulla dove magari nessun attaccante ci avrebbe creduto e lui ci credeva, anche negli stacchi di testa, perché era impressionante, però guadagni un attaccante che ti sa coprire palla, sa tenere palla, ti sa far salire la squadra, sa giocare di sponda con i centrocampisti, quindi mi aspetto anche i centrocampisti che si fanno vedere molto di più rispetto agli anni scorsi. Perdi e prendi... Bilancio in pari. Sì, secondo me in pari. Però io volevo chiedere una cosa a Giovanni su questo proprio, cioè il sentiment dei tifosi, perché io ho anche visto un po' sui social, upgrade o downgrade nello scambio Lukaku-Osimhen? I tifosi che dicono? È un pluris, è un di più Lukaku rispetto a Osimhen? O il Napoli va a perderci? Andrea Giuliani proprio passeggia tra l'inglese e il latino. Sì, sì, sì. Se lo sente De Laurentiis. Ma solta vengo col vocabolario. La new era, capito? Lui parla tutto upgrade. Ragazzi, alto livello. Ci perde o ci guadagna, va, ecco, così. Ma la domanda sembra banale, ma in realtà non lo è, perché in effetti la reazione dei tifosi è positiva, perché il nome è un nome che secondo me non si può discutere più di tanto. Osimhen è molto considerato tra i tifosi lo amano, tutti pensano, anche sottoscritto, che Osimhen comunque sia più forte di Lukaku per tanti motivi, però questo addio così scritto, così annunciato, così ormai inevitabile, che anche Conte ha ammesso, di fatto ha portato tutti a farsene una ragione. E se proprio bisogna perdere Osimhen, Lukaku, che con Conte ha fatto cose straordinarie, soprattutto con l'Inter, e ha fatto con questo allenatore le sue fortune, è un qualcosa che secondo me non si può bocciare. C'è un piccolo, così, un po' di diffidenza per le condizioni fisiche, perché alla Roma non è entusiasmato, al PES ha avuto varie difficoltà, anche agli europei, mettiamoci anche quindi, non è saltato, però Conte è una garanzia anche su questo. E quindi, se proprio deve essere addio a Osimhen, ben venga Lukaku, che tutti preferiscono a uno di quei nomi che sono stati fatti da Dobbik, ma ci mette anche lo stesso Jokeres, eccetera, c'è giocatori interessanti, ma comunque tutti da scoprire. Quindi si fa un po' spallucce, però tutto sommato si è contenti, nessuno, diciamo, andrà in piazza a protestare per l'addio di Osimhen se al suo posto arriverà Romelu Lukaku. Ma è chiaro, poi la tempistica, no? Perché se 2 anni fa ci avessero detto arriva Lukaku, la gente scendeva in piazza probabilmente con la maglia di Lukaku. Resta il ricordo dell'ultima stagione, che non è stata brillantissima, però abbiamo il fatto che con Antonio Conte Lukaku si è sempre espresso al top. A grandi trascorsi, sì. Sì, in più è un acquisto anche atipico per il Napoli, quindi sì. Dopo l'aver preso il Conte, quindi l'allenatore così forte che però ci aveva abituato anche prendendo Ancelotti, quindi dei colpi ce li ha avuti, però prendere un attaccante di quell'età, non siamo abituati. È una novità assoluta. L'unico affermato era Gonzalo Higuaín, ma non aveva l'età chiaramente di Lukaku quando è arrivato. Secondo me è influito molto quello che diceva Giovanni, cioè il fatto che il tifoso se ne è fatto una ragione ormai da tempo dell'addio di Osimhen, e poi il nome di Lukaku è arrivato subito. Questo forse è stato un vantaggio. È stato metabolizzato no? Subito, non c'è stata una telenovela legata a questo, a quel nome, arriva, non arriva, non si è trascinata la vicenda. Un altro elemento, secondo me, è che il ragazzo vuole venire. Sì. Il tifoso del Napoli, sì, questa cosa la apprezza. Vero, questo comunque ha messo tutti in stand-by, sta aspettando il Napoli, sì, perché così è andata. Lukaku, diciamo, basta che poi non arrivi e dica la maglia che ho sempre sognato. L'abbiamo già visto tante volte. Diciamo che è il migliore dei sostituti possibili, sì, probabilmente, sì, in questo, così, momento, sì, in questo mercato, così stagnante, perché gli attaccanti poi manca. Si fatica. Se no dovevi prenderli a cifre che non sono per il Napoli, penso, sì, no? Qualcun altro. O pagare commissioni folli, come nel caso di Zirkzee. Giovanni, oggi tante
emittenti che fanno mercato parlavano di questa decisione presa su Gaetano. Ma questa cosa è nata oggi? È una valutazione che ha fatto Conte, che era stata già fatta secondo te? Ti riferisci alla cessione di Gaetano o alla conferma? Esatto. Tu che sai? Io ti dico la verità, Arturo, io non ho questa sensazione di una bocciatura nei confronti di Gaetano. Anzi, se devo nominarti un calciatore in quel ruolo che è stato tra virgolette bocciato, anche se è un termine questo improprio, diciamo che non rientra in pieno, ecco, nelle idee dell'allenatore, è Lindström, che Conte prova lì, insomma, dove prova anche Gaetano. Poi se vogliamo metterci un altro centrocampista, ti cito Kajuste, che anche lui mi risulta non abbia convinto in pieno Conte, perché vuole uno con più mobilità, con più gamba, con più facilità a correre per il campo. Detto ciò, se c'è qualcuno che vuole andare via dal Napoli è Gaetano, perché vuole più spazio. Quindi Gaetano sicuramente chiederà garanzie. Allora è possibile che queste garanzie noi gli arriveranno, gli saranno date, e allora si può aprire il discorso cessione. Però non vorrei mettere Gaetano tra quelli che non hanno convinto, perché a me risulta che Gaetano invece ha convinto, piace a Conte e ci sta lavorando, e chi è che non ha convinto è purtroppo Lindström. Lindström, di cui parlavamo prima, c'è questa pista dell'Everton. Giovanni, ci racconti un po' il programma di domani, perché domani è molto fitto anche per noi. Sì, domani è un'altra giornata fitta, entriamo negli ultimi giorni di ritiro, praticamente ci siamo quasi. E quindi domani è il momento, domani sera, della presentazione della squadra, che più che altro è un saluto della squadra, dei presenti qui a Di Maro, della squadra provvisoria del Napoli. I tifosi saliranno sul palco, niente domande, in questo caso non ci sarà interazione, però saranno chiamati a uno e poi attendiamo probabilmente anche il presidente della Ventis, una sorta di piccola festa che vedremo in diretta, inizierà alle 21, quindi già possiamo cominciare a organizzarci, e che poi sarà seguita da tanta musica, come se fosse un po' una discoteca qui a Piazza Madonna della Pace. Poi durante la giornata il programma è lo stesso, doppio allenamento, mattina e pomeriggio. Non sono arrivati ancora gli orari, o almeno non ho guardato, ma mi sembra di no, però dovrebbe essere tutto confermato con la doppia seduta di un'ora e mezzo. Poi ricordiamo che sabato il Napoli giocherà l'ultima amichevole qui contro il Mantova alle ore 18. Domani seguiremo noi chiaramente in diretta questa presentazione, partiremo solito orario domani, quindi 20:30, faremo un po' di presentazione della presentazione e poi l'andremo a vedere. C'è curiosità anche, ne parlavamo ieri, Giovanni, Tommaso Starace farà il suo piccolo show, perché poi i tifosi sono legati a questo momento. Si è visto poco Tommaso Starace in questo ritiro. Conte vuole un po' di ordine, un po', insomma, vuole un po' così di disciplina, ecco, diciamo. Oggi ha blindato anche tipo la sala da pranzo, giusto, Giovanni? Allora, questa è una notizia di stampa. Io questo termine sinceramente non lo condivido. Allora, diciamo che prima nel Napoli, qui a Di Maro, c'era un po', diciamo, di gestione un po' più allegra, un po' più semplice. E quindi la dirigenza e le persone vicine alla dirigenza avevano un'interazione abbastanza semplice con i calciatori. Anche spesso a cena si ritrovavano anche i dirigenti, eccetera. Non c'erano problemi. Conte invece ha voluto dividere il gruppo squadra, compreso lo staff che abbiamo visto prima, dal gruppo dirigenziale, soprattutto coloro che fanno capo alla proprietà, alla famiglia De Laurentiis. Questo per creare due ambienti divisi che hanno poi dei momenti di condivisione. Tutto qua. Parlare di blindare non è corretto, secondo me, perché il presidente del Napoli, non diciamo a questo punto, devo dire, non diciamo sciocchezze. Il presidente del Napoli può interagire come quanto vuole, lavora di comune accordo con Conte, però tutto quell'entourage che è presente qui a Di Maro storicamente, quello è stato effettivamente messo un po' da parte da Conte, che ha voluto creare da subito un gruppo compatto, staff e squadra. Prima con Fabiano di De Laurentiis, domani ti aspetti
qualche annuncio. Tra l'altro, domani si divide il palco con Conte, vedremo chi sarà più protagonista. L'anno scorso fu la famosa serata il 12 agosto, vi dirò qual è l'obiettivo del Napoli, poi non ce l'ha mai più detto. Domani che vedremo? Come cosa ti aspetti? Cioè, io ho visto fare presentazioni, mettere maschere da leone in testa ai giocatori. No, ci si può aspettare di tutto, ma sicuramente lo vedremo contento per quello che sta realizzando, perché questa felicità è un po' nell'aria e un po' tutti ce l'abbiamo. Spero che continuino comunque a mettere bene in chiaro che c'è tanto da lavorare, quindi non sarà un inizio subito a cannone, cioè bisogna aspettarsi che questo Napoli che deve lavorare per diventare il Napoli poi quello del futuro. Perciò stiamo tranquilli, spero che mantengano, che riescano a mantenere alta la concentrazione anche dei tifosi. Giovanni, oggi Conte ha un po', come dire, stemperato, no? Il momento, ha detto andiamo calmi, veniamo da una situazione media, ci sono tante cose da fare, c'è qualcosa da buttare via del passato. La percezione dei tifosi, l'entusiasmo è sempre lo stesso o sta un po' scemando adesso che magari Conte... diciamo mette qualche puntino sulle i, come la vedi la situazione paragonata a quella dello scorso anno con Garcia? Faccio un po' l'anglofono come Angelo e ti dico che qui a Di Maro il pubblico è il tipico entusiasta, come si dice in inglese, ossia è quel tifo sempre pro, sempre pronto a essere contento, a supportare. Perché? Perché qui a Di Maro ci sono quasi tutti i tifosi provenienti dal nord Italia che ovviamente vivono con la nostalgia della città, che vedono nella squadra ovviamente un punto di unione e che qui a Di Maro toccano il cielo con un dito perché sono a contatto con i calciatori, quindi sono felici e sono entusiasti. Quindi qua quelle dinamiche anche un po' vicine al tifo organizzato, insomma tu mi hai capito, quelle del tifo più vero, più concreto, no? La nervatura del tifo qui a Di Maro non arriva e quindi tutto fila liscio, quindi anche un po' le parole di Conte che tu hai spiegato molto bene, anche un po' qualche presa di posizione. Ricordiamo che Conte un pochino ha limitato anche l'interazione dei tifosi con i giocatori, però devo dire più nei primi giorni hanno portato semplicemente grande sostegno e soddisfazione, però è chiaro che a Napoli soprattutto un pochino registro che Conte inizia a sembrare un po' realista, non voglio dire preoccupato, però realista. Anche Oriali, lo abbiamo sentito, ha detto non siamo contenti ma siamo soddisfatti, cioè ha fatto capire che c'è da fare. Conte pure ha fatto capire che c'è da fare sul mercato e quindi io credo che c'è la consapevolezza che Conte il suo lavoro l'ha soltanto iniziato e la società lo deve proseguire con il mercato. Ecco perché io mi aspetto ancora tanti movimenti e ancora tante novità nelle prossime settimane. Facciamo insieme questo giochino. Cosa manca effettivamente a questo Napoli al netto delle uscite? Quindi se esce Lindstrom, che servirà a qualcuno, ma ad oggi... Io dico un difensore, un giocatore dietro la punta e la punta. E la punta che sappiamo, l'identikit, diciamo. Dico tre pedine io. Sì, non so se a centrocampo si sentano completamente coperti e penso anche un difensore, ma già li stanno seguendo per la punta, vabbè, ovviamente già dovrebbero essere a posto. Io penso che la cosa che serva di più è la vendita di Osimhen, perché sbloccherebbe poi tutto il resto. Però dietro in difesa bisogna cedere più di un calciatore, credo, no? Il reparto è abbastanza ingolfato, credo, no? Sì, ma non si può neanche mettere troppo
troppe prime donne, cioè troppi titolari, questa sarà una stagione senza Champions, senza partite europee, quindi è molto difficile anche la gestione di uno spogliatoio con tutti i giocatori importanti che vogliono vincere, ma con sempre la stessa squadra che gioca. E perciò penso che lo valuteranno questo molto bene. Meglio avere magari un ragazzo più esperto di secondo piano, prendo un sol Juan Jesus di turno nello spogliatoio, che magari mettere uno che scalcia per giocare. Quindi sì, quest'anno sarà particolare in quello. Giovanni, voglio sentire anche te su questo, cosa aggiungeresti a questo Napoli? Ma io toglierei Arturo. Toglierei, perché ho fatto un po' di conti. Oggi ci sono 28 giocatori in rosa, di cui 26 giovani, diciamo così, o ex giovani. Questi 6 saranno sostituiti con i 6 reduci dagli europei, più Oliveira, che arriverà l'8 agosto. E quindi arriveremo a 29 calciatori, che però sono 30, perché tra i reduci degli europei dobbiamo mettere anche Buongiorno, che è il nuovo acquisto del Napoli. Quindi Conte dovrà fare un campionato senza Coppa Europea con 30 calciatori. Quindi io credo che Conte abbia già creato una piccola lista di calciatori da vendere, e una volta che saranno ceduti, te li posso citare rapidamente, Ostigard, Juan Jesus, Cajuste, Lindstrom, sono sicuramente questi qua, poi sugli altri mi tengo un po' più cauto, e una volta fatto ciò il Napoli potrà provare a rinforzarsi. Però voglio anche rispondere alla tua domanda, io aggiungerei un centrocampista in grado di giocare bene in un reparto in cui gli esterni devono tagliare molto, in cui bisogna scalare posizioni rapidamente, in cui bisogna semplicemente correre davanti e indietro per tenere la squadra corta. Oggi, secondo me, da quello che ho visto, c'è Lobotka, sicuramente, vedremo se lo potrà fare, io qualche perplessità ce l'ho, però Cajuste non mi sembra abbia le caratteristiche, e anche Anguissa è sicuramente forte, però quel tipo di caratteristiche un po' da motorino, sicuramente lui non le ha. Ecco perché Napoli sta pensando a Brescianini, una sorta di acquisto low cost che potrebbe dare una mano. Nelle idee del Napoli, Giovanni, con questo po' di saluto, Brescianini che slot andrebbe a occupare? È un jolly per la mediana o per la tre quarti? Brescianini e Frosinone ha fatto un po' di tutto, ha fatto il trequartista, ha fatto la mezzala e ha fatto anche l'interno. Le cose migliori le ha fatte da mezzala, ha fatto anche qualche gol, e quindi credo che come DNA può giocare nella coppia, nella famosa coppia del 3-4-2-1 di Conte, quindi andrebbe a occupare di fatto la posizione che Cajuste e Anguissa oggi ricoprono, ovviamente non come prima scelta, però credo che il suo dinamismo è un giocatore interessante, non è un fenomeno, però un giocatore interessante, piace a molti, e io credo che Conte, se sarà lui, se è lui davvero l'obiettivo, Conte apprezza soprattutto il suo dinamismo e anche una discreta tecnica e capacità di inserirsi e di andare a tirare da fuori. Ah, questa è un'altra cosa, e magari poi Fabiano potrà approfondire, ci risulta che Conte ritiene che ci sia questa pecca nel Napoli, proprio a livello di qualità dei calciatori, il tiro da fuori, l'inserimento dei centrocampisti e il tiro da fuori sono un po' delle lacune sulle quali si sta lavorando. Questa è un po' storica, poi andrò via anche Zielinski, che era quello che forse aveva quel forse tipo di caratteristiche. Questo livello può salire un po'. Esatto, esatto. Giovanni Scotto, noi ti salutiamo e ti auguriamo buona serata a Di Maro. Ok, buona serata a te. Allora, io diciamo anticipo, domani non so se riusciremo a collegarci per una questione semplicissima di orari, perché l'evento sarà un po' più lungo, quindi eventualmente inizio a salutarvi da ora e a darvi appuntamento in studio, e poi chiaramente ci aggiorneremo presto. Va benissimo, grazie Giovanni, grazie mille. In ogni caso ci sentiamo domani per i vari contributi video. Siamo alla fine, ragazzi. Che sensazione, Angelo, alla fine, perché questa giornata è stata un po' strana, no? Conte che dice andiamo calmi, Oriali che dice non sono soddisfatto. Fa Conte tutto parte. Conte che si è un po' defilato stasera. Fa tutto parte, secondo te, della trama? Di dire non ci mettiamo troppa pressione addosso? Non lo so. Io credo che lui abbia avuto
delle sensazioni un po' diverse rispetto all'inizio. Quello che dicevi tu prima, cioè inizia forse a percepire la situazione realmente com'è e non come magari se l'era immaginata. Questa è la sensazione che io, poi naturalmente mi posso sbagliare. Però su questo voglio chiudere, vestendo anche un attimo i panni del conduttore, e chiedere a Fabiano, proprio sul Napoli, in questo momento, come lo vedi rispetto a Inter, Milan, Juventus? Non tanto in un discorso in ottica scudetto, discorso Champions, cioè le altre secondo te in questo momento ti sembrano più pronte? Vabbè, l'Inter probabilmente è quella che si sta muovendo di più, il Milan ancora è fermo, il Napoli già solo comprando Conte, prendendo Conte come allenatore ha guadagnato tantissimo rispetto e anche parecchia paura, si sta muovendo bene sul mercato, si sa che si è bloccati ancora dalla situazione di Osimhen, quindi si può solo che crescere. Sarà un Napoli comunque tosto, molto tosto. Fanno bene a richiamare, come ho detto prima, l'attenzione, a dire calma, cioè qui c'è tanto da lavorare. Però c'è da dire, da fuori noi possiamo dire che di sicuro c'è quello migliore per lavorare, perché io mi ricordo quando giocavi contro le squadre di Conte, contro la Juve di Conte era tosta e non aveva giocatori che magari poteva avere la Juve degli anni prima, sì, di 5 anni prima, però correvano tutti ed è difficile affrontare squadre così. Però non so se sei d'accordo, questo essere cauto di Conte è più legato, almeno secondo me, chiedo anche a voi, a fattori extracampo che prettamente tecnici? Io credo che sia anche un po' di predattica in questo momento, anche perché poi quelli più bravi ancora non li devono ha visti, arrivare, perché arriveranno, quindi magari anche quello, no? Dice sto lavorando, però effettivamente manca Clara, il materiale che ho adesso è questo, è chiaro. Arriveranno poi quelli bravi, arrivano. In più, secondo me, hanno anche toccato l'ambiente con le mani, quindi come ha detto Reali, abbiamo visto l'attaccamento, l'entusiasmo, quindi dice un attimo piano, perché magari non sono neanche abituati. Ricordiamoci da dove veniamo, sì, dal decimo posto. Sì, è vero. Siamo in chiusura, ringrazio per le elaborazioni grafiche Peppe Andrita, in regia Orlando Matarazzo, ringrazio grazie per essere te, stato Arturo, con noi Angelo Giuliani. Grazie a te. Ci vediamo per la seconda di campionato, bene, il 16 Napoli. Dal Maradona. A meno che non, forse rimaniamo a Verona. Vediamo. Come a Riyadh? Esatto. Grazie a Fabiano Santacroce che torna domani per l'ultima puntata di questo speciale ritiro. Domani appuntamento alle 20:30, poi andremo a Di Maro per seguire la presentazione della squadra. Questa sera replica dalle 23:15. Più o meno, buona serata con i programmi di 8 Channel. Il programma è stato presentato da Pulizia Banche e Alberghi, ospedali e aziende, capannoni e stazioni, sanificazione, derattizzazione e giardinaggio. Scopri tutti i servizi di SAP, società appalti pulizie. Vai su sapimpresapulizia.it. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Tranquillo, mo con l'app di Momap vediamo subito dov'è il pullman. Grazie a Momap siete sempre connessi alla squadra. Traccia il tuo percorso vincente con Momap. Bixio 66. Pub, birreria e hamburgeria. Ambiente accogliente, personale cortese e prodotti di qualità. Vieni a provare la nostra specialità. Panino fritto con impasto di crocchè, doppia provola e prosciutto cotto. Nel menù tanti altri panini special. Si accettano prenotazioni. Ti aspettiamo a Fuori Grotta, a Napoli, in via Nino Bixio 66.
Fontel, il tuo unico fornitore di luce, gas e fibra. Promo per gli over 65 che passano dal mercato tutelato. Recati nei nostri e-point di Avellino e Benevento per scoprire offerte, regolamento e condizioni. Numero verde 800 92 00 92. Verde Mediterraneo. Progettazione e realizzazione giardini e manti erbosi, manutenzione del verde pubblico e privato, potatura di alberi ad alto fusto e noleggio biotrituratore. Da 16 anni nel settore abbelliamo e miglioriamo l'ambiente che ci circonda. Ci trovi a San Giorgio a Cremano, Napoli, in via Aldo Moro 3. Qui è la torta e io sono Camillo. Aiuto! Siamo invasi dalle blatte! Arrivo. Problemi con le blatte? Torta le batte! Euronics! Un mondo più avanti.